Bella a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo episodio di Alan Wake Remastered. Allora, come vi ricorderete, abbiamo finito il secondo capitolo nell'episodio scorso e il nostro agente Barry aveva ricevuto una telefonata da Rosa, la cameriera della caffetteria. Aveva una stranissima voce, gli ha detto che ha trovato il manoscritto di venirla a prendere in una casa dove abita lei, in una specie di campeggio. E il problema è che poi abbiamo scoperto che era sotto ipnosi da quella signora, misteriosa signora, col velo in volto, che ci aveva dato le chiavi del cottage dove poi è stata rapita Alice. Quindi riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, avevamo finito soltanto il Lo so, è riassunto tardi. dell'altro Sono capitolo, Randall. Mi adesso stai iniziamo il terzo stronzando? capitolo. Cerchiamo Rosa, alla cameriera giù alla tavola calda. Eccolo qua, Ah, parla col Rosa, responsabile. certo. Brava ragazza. Chi la desidera? Sono Alan Wake. Lo scrittore, eh? Ho sentito alla radio che era da queste parti. Le faccio vedere dove abita. Rosa è una ragazza splendida. Sempre puntuale con l'affetto. Tutto questo è molto interessante. Pensavo a... Ho fumato molto di Allora, fatemi vedere se magari c'è sentire parlare qualche locale. Sto è assurdo. manoscritto qua dietro. Dispersi, morti misteriose, leggende metropolitane Arriva, è buono. divertenti, ma... È sempre qui. La maggior parte delle storie Allora. succede nei dintorni del lago. Beh, non si sbagliano. Gli indiani pensavano che il lago No, fosse un niente, non portale c'è per niente. l'aldilà. Ok. Io sono una persona timorata di Dio, non credo a quelle cose. Sì, Vabbè, ok. segui Randolph. Comunque, c'era un'isola là di proprietà di un certo Aspettate. Thomas Zane. Ora, alcuni degli articoli che ho trovato lo descrivono come uno scrittore famoso, ma ho fatto delle ricerche e non ho trovato una singola riga che abbia Tanto scritto. io lascio parlare Sì, era tranquillamente. un sommozzatore accanito, tanto che il posto venne chiamato Isola del Sud. Ma nel 1970 il vulcano sotto il lago eruttò e Zane fu inghiottito con l'isola. Allora. Vediamo se troviamo altri manoscritti, però non mi sembra di vederne. No. Ok. Andiamo, signori, vi mostro la roulotte di Rosa. Con calma, buono. Ok, checkpoint. Sta abbaiando. Io spero che questo serve stia piacendo, ragazzi. Vedo che le visualizzazioni purtroppo sono sempre basse, però ho iniziato Seguitemi, questo. non è lontana. L'ho iniziato con voi e lo continuo e finisco con voi. Poi, ragazzi, parleremo di gameplay ancora. Comunque, non vedo l'ora. Già, pazzesco. Al mattino era lì come se fosse caduto dal cielo. E ci vorrebbe un tornado per sollevare una cosa Ah, simile. Per buono. fortuna non ha schiacciato le rocce. Thermos. Sentite, Ok, ho da fare. Questa ah, barca sempre non va questo. avanti da sola. E chi ti ha detto niente? Qua c'è un pezzo rotto. C'è un cane da qualche parte. Oh, Ok. andiamo su. Possiamo darci una mossa? Cioè, cammini in questa maniera e mi chiedi se ci puoi andare. Vai, andiamo, forza. Devo vedere che non c'è un'arma, va. Ah, devo stare per forza dietro, ok. Ok. Ma basta indicarmi, è quella? Sono qua, dai. Cammina. Allora. Non si può entrare, ok. Mi sa che c'è una gamba di legno il nostro Randolph, mi sa. Non solo, una ragazza, Barbara Jagger, era affogata nel lago solo una settimana prima. Erano amanti. Ottimo. Sì, ci sono delle storie sulla Jagger, la strega graffiante che viene a prenderti quando fa buio. Roba per bambini. Sì, era proprio bambino. Well, adesso viene la parte migliore. Tutti questi articoli li ha scritti Cinzia Villa. L'ho chiesto in giro, è quella vecchia pazza che hai incontrato. La signora delle lampadine è un po' ripetitiva, ma non è una mendicante Ah, pazza. beh, ma dove abita dentro il cassone, scusa? Conosceva sia Jagger che Zane.
Ma cosa fai? Scusate se vi sto facendo vedere un po' di mal di mare, ragazzi, però bisogna curiosare in giro. Quindi, nessuna porta, niente, arrivo, arrivo, arrivo. Aspettate, eh. Direi che non c'è niente. Ok, possiamo andare. Eccomi. Beh, signori, questa è la roulotte di Rose. Vi spiace dirmi cosa volete da lei? Parlate, Barry. Bravo, Barry. Risposte sole. Tempo, facciamo volare sedie. Arrivo, eh. Parla con Rose. Ed ovviamente ci dirà che non si ricorda nulla. Sicuramente ce lo dirà. Va bene. Andiamo. Bussa. Cos'è il Tyrant che sta camminando? Benvenuti a... Oddio, signor Wake, che piacere averla qui. Rose, hai il manoscritto? Oh, ah sì, sì, la prego, entri. C'è qualcosa che non va, ragazzi. Ehi, è dannatamente buco. E non se ne rende conto il nostro Alan. Rose. Sì. Il mio manoscritto, ne ho davvero bisogno. Capisco. So cosa le serve. Una musa ispiratrice. No. Barry, non ha un bel niente. Sì. Eccoli, ragazzi. Eccoli, ragazzi. Sonnifero. Nel caffè. Accendere le luci. Avevo promesso di passare a trovare lei e la sua mogliettina. Eccola qua, donna. Bisogna portare a termine ciò che si comincia. Insisto. Devi accendere le luci. Accendi le luci. Al lavoro, ragazzo. Un dolcissimo risveglio, come si suol dire. Ok. Avevo la nausea e il mal. Lascia la roulotte. Soltanto la rabbia mi faceva andare avanti. Allora. Non so più distinguere tra realtà e immaginazione, ma c'è un revisore immaginario che mi aiuta. È un'anziana vestita a lutto. La chiamo Barbara Jagger. È molto severa. Scrivo sempre più in fretta. Il mio manoscritto viene rivisto pesantemente. Vedete? Le modifiche si fanno sempre più invasive e un po' alla volta scrivo tutto ciò che vuole. La odio. Ma so che ha ragione, ragazzi. Mi ha promesso che così potrò. Aspettate. Alice sa più di quanto io immagini. Conosce il complesso incantesimo che sto creando. Conosce questo posto. Ha lavorato con un altro scrittore in circostanze analoghe, Thomas Zane. Il genere della storia sta cambiando. Sta diventando un testo dell'orrore. Ci sono vicino. Lo sai. Quello di cui parlava prima Barry, ragazzi. Ecco qua. Ok, allora dobbiamo lasciare la roulotte. Avevo meno di 12 ore per incontrare il rapitore. Potevo solo caricare Barry in macchina ed escogitare qualcosa una volta in strada. Allora, raccogli il termos del caffè. E sì, ma Rosa ci dovrebbe Barry dire qualcosa. Ed era troppo pesante. Infatti. Sentite come russa pure, Barry. Merito più soldi. Sono così bello. Bene, ottimo. E niente, ragazzi. Ormai Rose l'abbiamo persa. A odiare Rose. Qualcuno l'ha per forza. A me, lasciando il segno. È ovvio. La seconda tazza è gratis. Latte e frutta sono là. Vuole conoscere il menù del giorno? Grazie. Buona giornata. Niente. Dormi.
lasciamo la roulotte, ragazzi, e vediamo che cosa l'arma succede. E eccolo la torcia qua. Erano andate. Dovevo ecco. Riuscire a caricare Barry sull'auto prima che fosse troppo tardi. Non c'era tempo da perdere. Allora, raggiungi l'auto. Nel frattempo leggiamo. Al signor Randolph piaceva Rose, quel suo sorriso. Randolph è quello troppo che abbiamo visto prima, ragazzi. Tenere nonostante una vita difficile. Ciò che faceva nella sua roulotte non lo riguardava, ma quegli estranei, lo scrittore e il suo compare, sembravano pericolosi ed erano là dentro da troppo tempo, ben oltre l'ora in cui Rose andava a letto. Prese il telefono e chiamò, Lo sceriffo. Bene. Allora, raggiungi l'auto. Io non sono senza arma, ragazzi, ricordiamocelo. Così posso correre, con l'L1 si correva e così e si schivava. Ok. Allora, raggiungi l'auto. E l'auto, se non sbaglio, sì, vabbè, ma c'hai veramente la resistenza della corsa di una pantegana, veramente, anzi, la pantegana resiste di più. Dovrebbe essere quella l'auto, in teoria, ragazzi. C'è una memoria veramente allucinante. Secondo me questa è l'auto. No, non è questa l'auto. Benissimo. Sì, vabbè. Olio cuore, te non sai che cosa, né che cosa sia. Ok. Via. Cosa ho detto? Raggiungiamo Randolph. Ok. Oh, adesso ci penso io a te. Sa Dio cosa avete fatto a quella ragazza? Cosa gli ho fatto a quella? Ma sei deficiente. Mani in alto, Hemingway, sei in arresto. Muovi un muscolo e ti svuoto il caricatore in quella cazzo di faccia. Rimani fermo dove sei, Stylane. Cioè, ma state facendo sul serio? A parte che c'hai una mira che... Ecco, siamo pure ricercati, benissimo. Ma che? Ci sono anch'io qui, non vedi, dannato maniaco? Bene. Era orribile. Perfetto. Abbandonare Barry, ma non potevo mancare all'appuntamento con il rapitore. Si arrende, signor Wayne. Forza, non allora, sfuggi alla polizia. Bene. Proviamo a passare di qua. Fermati! Alto là! Ok, ragazzi, tenete gli occhi aperti! Cercherò di passare da qui! Oh, dannazione! È quello il problema. Anche loro usano i bengali. Oh, Cristo! Io seguo questa strada. Sì, vabbè. Per una volta le luci non ci servono, ragazzi. E direi di andare di qua? No, direi di no. Io ci ho provato. Ragazzi, io direi che... do soltanto un'occhiata qua in dintorni, ma ok. Chissà Randolph che cosa gli ha raccontato. Cosa avete fatto con la ragazza? Ci ha messo sonnifero, siamo svenuti, eccetera. Ah, laggiù dovrebbe esserci un manoscritto, ragazzi, eh. Copriamo un po' fiato. È andato! Forza, ragazzi, intercettiamolo! Allora, checkpoint. Raccogli pagine del manoscritto. Per decenni, l'oscurità che indossava la pelle di Barbara Jagg aveva dormito nel luogo buio che era per lei casa e prigione. È ovvio, mi sembra chiaro. Affamata e dolente. Sognava le notti di gloria in cui gli scritti del poeta l'avevano richiamata dagli abissi, facendole assaporare potere e libertà. Le rockstar l'avevano risvegliata dal sonno a cui il poeta alla fine l'aveva riconsegnata, quando percepì lo scrittore sul traghetto. Aprì gli occhi, ok. Allora, checkpoint, ragazzi, quindi se moriamo ripartiamo da qua, però... speriamo di non morire. Il problema è che... sono qua, ragazzi, ci ricorda. Sì? Salve. Sì? Ma che?
Aspettate un attimo, ragazzi, scusate. Allora, quindi, di qua c'è il checkpoint. Quindi vuol dire che è la strada giusta. Torniamo indietro perché ho visto una cosa che luccicava. Ok. E prendiamo lo scritto. Rose non sapeva come quella strana vecchia fosse entrata nella sua roulotte. Aveva qualcosa che non andava. La donna mostrò i denti in quello che poteva sembrare un sorriso e passò un dito sulla guancia di Rose. Carina, disse. Bello. Rose si sentì come se stesse per addormentarsi, ma le ginocchia la reggevano. La vecchia le sussurrò all'orecchio parole gelide. Bene, ottimo. Bello però, ragazzi, comunque gran gioco, davvero. Allora. Allora, di qua mi dava checkpoint. Però di qua non posso passare, quindi direi che bisogna andare verso quella luce laggiù. Ok. Allora. C'è ancora sfugge la polizia come obiettivo primario, ragazzi. Allora, checkpoint, benissimo. Ah, fuochi d'artificio, belli. Ok. Damos, eh? E anche in fretta, ragazzi. Cos'è quello? Oh, madonna. Io direi di correre anche noi. Corria. Cosa sta succedendo? Oh, mamma mia. L'orrore era ovunque mi recassi. Mi circondava. I poliziotti non avevano chance. Stavano inseguendo uno scrittore, non un mostro. È stato Wake, così. Ah, sì, spiritoso. Ok. Andiamo avanti, ragazzi, che non mi piace per niente sta zona. Vabbè. Checkpoint. Allora. Eh no. Eh no. Non è proprio una bella cosa questa. Lassù, ragazzi, lassù, bisogna andare lassù. Non si regge più, non c'è. Ho capito, come faccio? Sì. Ah, bene, ottimo. Sta facendo una bellissima fila l'elicottero. Vedate un attimo, Poi è aperto. Sai che la torre in lontananza appartenesse alla stazione radio locale. Main sembrava un tipo a posto. Ah. Forse mi avrebbe detto come raggiungere la. Infatti. Allora, aspettate un attimo che devo fare una cosa. Volevo vedere se era raggiungibile un attimo quel punto lì. Penso di sì, perché qua comunque ci sono delle scale alla fine. Quindi andiamo a raccogliere un po'. Usa. Ok. Attivo lo zoom. Là è dove è precipitato l'elicottero, ragazzi, direi. Sì. Ok. Allora, raggiungi la stazione radio, immaginavo. Allora, fatemi un po' vedere che cosa c'è con il thermos. Qui James, Mulligan, Thornton, rispondete, basso. Un'arma manca a morire, eh? Della stazione radio in lontananza. Infatti. Eh sì, era quello lì. Radio station. Ok, ragazzi, bisogna andare laggiù. Il problema è che basta, ho capito. Ok.
Non ho un'arma però, ragazzi. Ma fate un po' voi. Allora, quindi direi che pure sopra 5. Allora, di qua non si può andare, quindi qua era aperto il checkpoint. Ok. Ombre innaturali si addossavano al cancello. L'oscurità che mi inseguiva voleva fermarmi. Non potevo passare senza la luce. Ok, quindi bisogna trovare una luce. Eccola qua. Allora, fatemi dare solo un occhio in giro, ragazzi, perché... Altro thermos, ok. Fatemi vedere se qua c'è quello che ho visto, è il generatore. Ok. Allora. La corrente l'abbiamo attaccata. E ora ci andiamo ad accendere. Usa. Ok, distruggi il cancello. Fatto. Ok, c'era solo il termos, ragazzi, ne? Direi. Sì, vabbè, e ogni cosa, ogni salto che fai devi fare dei versi come se ti fossi distrutto benini. Tre menischi, ok. Di qua direi che non c'è nulla. Niente, ragazzi. Il cancello l'abbiamo superato. Salve, salve. Niente, la stazione radio la giura che è lunghissima ancora. Checkpoint e vediamo che cosa succede, ragazzi. Ci sono più scale che altro in sto gioco, veramente è incredibile. Allora, lì un altro cancello da aprire e qua c'è un'altra luce. Ah no, è proprio una torcia, ok, c'è solo questa. Fatemi dare un'occhiata qua in giro, ragazzi, perché visto che abbiamo trovato la torcia, una cosa non esclude l'altra, ragazzi, quindi. Però non mi sembra che ci sia dell'altro da raccogliere. No, direi di no. Va bene, ragazzi, ok. 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 Salve, salve, salve. Ci vuole un momento per riconoscere le granate accecanti. Un'arma ideale nella mia situazione. Direi proprio di sì. Ok. Quante ne abbiamo prese? 6. Ottimo. Premi R1 per lanciare una granata accecante. Ecco, adesso non premo niente io perché voglio... Voglio tenermele. Sì, sì, adesso ti rispondo. Checkpoint, ragazzi. Ok. Aspettate. Vedete che là non c'è niente che luccica di bianco che possa somigliare a un manoscritto. Direi di no. Ok, ragazzi. Eccoli. Allora, sono i poliziotti. Pensate. Allora, aspettate un attimo, Dunque. Granata accecante. Zang. Ok. Direi che... Vabbè. Ok. Qua c'è una luce, una radio. Accendiamo, che ci fa compagnia. Sei su KBF FM con Pat Main. Ok. Sono Milt, vivo di Pat. Che ci racconti, Milt? Ma non si può scendere da qua.
E no. Aspettate un attimo, ragazzi. Devo capire che strada devo fare, ragazzi. Ok. Ehi, buon uomo, aspetti un attimo. Ok. Ma qua dove ho preso le granate seccanti? Sto perdendo. Eccoci qua, ok, perfetto. Un bel manoscritto lì. Aspettate, raccogli. Toccata dalla presenza oscura, Rose si ritrovò a vagare in un mondo onirico dalle tinte cupe. La vecchia le aveva promesso che tutti i suoi sogni si sarebbero realizzati. Sarebbe stata la musa di Alan Wake. Sorrideva così tanto che le faceva male la faccia. Svuotò un intero flacone di barbiturici nel caffè. Dentro di sé gridava dal terrore. Aia! Allora, devo andare di qua, ragazzi, però. Granata. Ok. Quante ne ho ancora? 5. Ah, c'è un'altra. Fermo lì. Ok. Allora. E qua c'è la macchina della polizia. Perché direi che non possiamo raccogliere nulla, quindi. Io, ragazzi, sto andando un po' a casaccio in questo momento qua, e vi dico la verità. Si vede pure, non c'è bisogno che ve lo dica. Perché comunque, purtroppo il bosco è quello che è. Qua ce ne sono altri due. Ok. Ne ho ancora tre. Sicuramente forse sto perdendo qualche manoscritto o cose del genere, ragazzi. Secondo me questa comunque è la strada giusta. Ne ho ancora due. Speriamo che durino. Ok, la musica quella là in sottofondo è passata. Quindi direi che forse, vabbè, e Alan però sei anche un pochettino. Ok, allora. Aspettate. È un labirinto sto coso. Allora. Ah, perfetto, 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 come l'ho detto, ok. Fatemi solo dare un occhio qua, sicuramente ci siamo persi qualche manoscritto, ragazzi, ipotizzo io, vabbè, vedi qua, però non c'è niente, lo sapevo io, forse eravamo quasi al sicuro, però vabbè, a cagare. Ok. Ok. Tiè. Ok. Speravo che lei potesse darmi un'auto per andare alla miniera. Allora. Aspettate che do un'occhiata in giro. Allora. Thermos. Ah, queste sono luci. Ok, perfetto. Benissimo. Parla con Pat Main.
Ok, sì, quella che parla in radio ogni volta che lo che la accendiamo. Ok, e fin qua ci siamo arrivati vivi. Salve. Ah, sono lieto che abbia trovato il tempo di farlo, signor Wake. Peccato che si è ricercato, quello è il problema. Prima Hemingway, adesso è Dembra. Cerchiamo di calmarci. Ora si calmi, Nightingale, è nostro. Gesù santo! Ma cosa diavolo ne prende? C'è un civile là dentro. Ma dobbiamo passare tutto l'episodio a scappare? Va bene, bravo. Oh, femore è andato, perfetto. Raggiungi i depositi dei treni. Era ridicolo da quante scogliere fossi caduto. Ecco cosa infatti intitolare un libro The Sudden Stop. Forse scusa, era bene che non avessi detto a Maine dove fossi diretto. Manoscritto. Vediamo cosa c'è scritto, ragazzi. Bosco buio attraverso la finestra rotta dello studio. Si girò e si diresse verso l'uscita, ma Maine lo prese per il braccio. Giovanotto, mi ha quasi centrato. Non si spara alla gente in quel modo. Cosa ha nella testa? Nightingale si diventò. Non si crede di essere nel Far West. Non lo so io. E trovare la miniera da solo. Bengala. Quindi abbiamo sia bengala che granata accecanti, ottimo ragazzi. Solo che le granate accecanti fanno sparire completamente i nemici. Bengala li distraggono e basta. Allora. No. Allora, granata accecante. Ok. Aia. Accendi. Ok, perfetto, revolver, munizioni per il fucile e revolver. Ora cominciamo a ragionare, ragazzi. Ok, allora, io direi che c'era anche un checkpoint mentre raccoglievo, mi sembra. Sì, ecco perché c'era anche un checkpoint. Oh, mi ha rotto il cazzo. Ok. Aia. Problema che c'ho solo 6 munizioni. Ah, sì, direi che questa qua è la strada giusta, ragazzi. Però sono altri 2 qua, però quello è il problema. Apparentemente c'è le luci della compagnia elettrica fossero sembravano messe apposta perché potessi usarle. Meno male che sono solo 2. Allora, aspettate un attimo, Ok, bene, munizioni esaurite, ottimo. Aspettate un attimo, allora. No, mi sa che ci muoio qua, ragazzi. Ma aspettate, la granata accecante, ragazzi, però. Morto. Aspettate però, ragazzi, ho visto adesso la granata accecante. Allora. Aspettate. Allora. Raccogli tutto qua. Ok.
Quindi abbiamo detto che qua è la strada giusta. Allora. Vabbè, no, però non è giusto. Se riesco a fare qualcosa così. Aspetta, ma questa qua è un'altra strada, sto facendo un'altra strada. Mi sto perdendo come se non ci fosse un domani, ragazzi. Mi stai seguendo? No. Dove si sono passati? Sto facendo un'altra strada rispetto a prima. Allora. Sì, diciamo che era da raccogliere granate accecanti e accendere quella luce là. Però, ragazzi, vediamo se si può fare qualcosa qui. Ma ho visto qualcosa che luccicava? Sbaglio. Sì. Ok. Dove siamo arrivati qua? Adesso vediamo, ragazzi. Allora, qua, bengala, bengala e manoscritto. Danny era uscito, ma quello che rientrò era qualcosa di diverso, qualcosa di alieno, un mostro. Scusate, ragazzi. Walter cercò di ucciderlo, prima a pugni, poi con una sedia, ma non voleva morire. Continuava ad attaccare, non accusava i colpi. Dopo essere riuscito a spingerlo giù per le scale della cantina, la paura lo invase. Scappò, si sedette al volante e spinse a tavoletta. L'alcol non l'avrebbe aiutato a dimenticare, ma doveva provarci. Allora. Che mi hai fatto venire fin qua, però la strada era un'altra. Allora. Questa era una strada secondaria, quindi direi. E direi proprio di sì. Ok. Ecco perché poi ho trovato. Era giusta quella strada là, allora. A ricordarsela però, ragazzi. Ok. No. Speravo di sbagliare, ragazzi. Ok. Ho detto, stai a vedere che adesso mi attaccano. Ho pensato, adesso mi attaccano. Ho detto, no, vabbè, dai, magari no. Ok. Andiamo, sì. Poi ci lasciamo, ragazzi. Allora, sì, nel frattempo sono andato. Mortacci vostri.
Ok, dovrebbe essere passato il tutto, in teoria. Allora, quindi ragazzi, qua... Io nel frattempo devo andare un attimo qua la luce, però... vabbè. Allora. Ah, fatemi recuperare un secondo l'energia. Allora. Bengala. Allora. Ero passato di qua allora prima, ragazzi. Sì. Apparentemente non c'era alcun motivo perché le luci della compagnia era morto qua. Sembravano messe apposta perché potessi usarle. Ok. Era morto con questi due qua, ragazzi. Ok. Qua lo capiva, va, dai. C'è ancora una grande cacciata. Ok, perfetto, ciao. Benissimo. Ero morto in sto punto qua, infatti, prima. Allora. Fucile da caccia, ragazzi, munizioni. Ah, 4 ce ne sono. Bene, ottimo. Sì. Arma veloce, bella sta arma qua. Ok, quanti siete? No, munizioni esaurite, questo è il problema. Praticamente, ragazzi, sono morto, praticamente. Eccoli, mi stanno eseguendo in 5, praticamente. Vabbè, no, sono morto, ragazzi. Niente, lo taglio sto pezzo. No, aspetta. Aspetta, però. No, non taglio niente, ti riporto da qua. Vogliamo munizioni per il fucile. Allora, però c'è anche un bengala. Allora, cominciamo a lanciare il bengala. Allora. Un colpo ben assestato, muoiono, ragazzi. Ok. C'è una munizione. Ok, riproviamo ancora una volta, se muoio taglio, ragazzi. Allora. Aspettate un attimo, che io non ho anche controllato qua. Revolver, pile. Allora, 24 è una della revolver comunque, ragazzi. Quindi, allora.
Allora. Sì, magari se non spara a caso per è meglio. Allora. Aia. Ok ragazzi, eccoci qua, perfetto. Il motore del bulldozer ruggì. Fango e pietre si sollevarono quando si mise in movimento, distrusse il muro di cemento e atterrò pesantemente nel cortile. Se fosse stato un animale, avrebbe scrollato il capo dopo l'impatto, mi avrebbe fissato e attaccato. Ovviamente non aveva capo né occhi, le ombre lo ricoprirono, trasformandolo in un mostro. Quindi venne verso di me, perfetto, ok. E questo ovviamente non si può aprire, c'è un modo per scavalcarlo per forza. Scusate, allora dove dovrei passare? No. Sì, vabbè, ma non puoi non saltare. Vabbè. Cerchiamo un'altra strada, ragazzi, per forza. Tanto laggiù sono... era rimasti, stavo dicendo, dei nemici incastrati. Quindi. Ho capito, aspettate ragazzi, eh. Allora. Sì, mi trovo al punto di prima, però. Ah, beh, questo poteva essere, però, diciamo, una specie di riparo. Ah, aspetta un attimo. No, aspetta un attimo, cosa? No, niente. No, c'era qua dietro la strada, ok. Altro manoscritto. Adesso il prossimo checkpoint vi saluto, ragazzi. Si fidava del suo intuito. E il suo intuito le diceva che l'agente Nightingale era uno stronzo. Perfetto. Non era solo l'odore di alcol, stantio. Era il modo in cui ostentava il suo distintivo, il suo far autoritario e il suo sguardo quando voleva delle risposte. Dov'era Alan Wake? Cos'era quella storia dell'incidente? Dov'era sua moglie? E soprattutto perché aveva lasciato andare Wake? Lui non rispondeva alle sue domande. Sì, affari federali, vabbè. Ok, quindi là c'è anche una luce, eccolo qua il deposito dei treni, perfetto, checkpoint, ragazzi, è stato un bel episodio, ok, perfetto, metto in pausa, ok, ragazzi, niente, io vi scuso ancora per il taglio, però ero morto un po' troppe volte, quindi va bene così, non c'è problema, l'importante è di avercela fatta. Niente, e io vi saluto, vi do appuntamento sempre al terzo capitolo, appuntamento al sesto, questo mi sembra che fosse il quinto, sì. Niente, vi saluto, spero che questa serie vi stia piacendo, bellissimo gioco comunque, un po' complicatino però assolutamente stupendo. E niente, ragazzi, vi saluto da Gabri, dall'Angolo del Sonero, il canale dei Campioni d'Italia, è tutto e ci vediamo al prossimo episodio. Bella a tutti ragazzi, ciao!